quanto consentito dal decreto legge 18 del 2020, cioè la possibilità di tenere delle riunioni online, ovvero quando poi ci sono le condizioni, queste riunioni del consiglio direttivo possono essere ora tenute anche in spazi, nelle proprie sedi o in altri luoghi, nel momento in cui si è in grado appunto di far rispettare le condizioni generali, gli obblighi generali che dicevamo rispetto rispetto alle distanze e alle misure di sicurezza. Consigliamo in questo periodo che gli organi vanno a svolgere, quindi soprattutto i consigli direttivi, vanno a svolgere, a prendere tutte quelle decisioni che riguardano la ripresa delle attività, quindi quali attività riprenderle, come riprenderle e quali misure adottare e formalizzarle queste decisioni, oltre che le decisioni istruttorie relative ai temi, approvazione di assemblea e modifiche statutarie che sono stati, il cui termine di approvazione è stato rinviato a tutto il 31 di ottobre, che però è opportuno che in questo periodo gli organi direttivi, diciamo, cominciano ad affrontare in termini istruttori, affinché poi nelle riunioni delle assemblee quindi si arrivi con una valutazione appropriata sia in termini rispetto ai bilanci e poi vedremo dopo anche all'impianto contabile eventualmente da modificare in considerazione della, no, della pubblicazione del decreto sui bilanci degli enti del terzo settore, ovvero decisioni istruttorie degli organismi amministrativi che riguardano quali modifiche statutarie andare ad adottare. Come riportato nella slide, raccomandiamo, è opportuno che queste decisioni vengano riportate in verbale e quindi vengono formalizzate. Vado avanti, Alfredo. Sì, c'era una domanda di Pina, quindi perché, vabbè, la leggo giusto per, non so se integrativo di quello che stavo dicendo. La domanda di Pina era quindi per chi si è adoperato in questo periodo come aiuto alle persone sole, avendo adottato tutte le misure Covid, può verbalizzare dopo? Questa era la domanda. Sì, diciamo, ora sì, nel senso che se è opportuno, se non fatto prima, sicuramente è opportuno richiamare magari nei propri verbali che queste attività sono state svolte e continuano ad essere svolte e sono state adottate e continueranno ad essere adottate le misure individuate. Questo sì. Diciamo, non vi è un obbligo, no? Non vi è un obbligo, ma diciamo, il suggerimento, lo stimolo è quello di far sì che questi temi vengano affrontati dagli organismi amministrativi anche ai fini di poter fare le opportune valutazioni e quindi affrontarle in maniera consapevole anche queste decisioni, con la opportunità anche poi di andare a formalizzare in queste riunioni le regole che si stanno seguendo per lo svolgimento delle proprie attività. Ora, quindi, questo c'è altro, Alfredo? No, no, io continuerei poi invece per le slide, penso che alla fine ve le Sì, manderemo tutte dopo, quindi rispondo a tutte. le mando tutte. Ora, in questo periodo, ripeto, questo periodo è caratterizzato, ripeto, da una parte, provo di nuovo a stressare questo tema, da una parte, diciamo, le nostre associazioni, quindi tutti gli enti, sono impegnati a capire quale attività possono riprendere, in quali regole dobbiamo rispettare per la ripresa di queste attività, quindi protocolli, integrazione della DQR, e dall'altra parte siamo impegnati anche, ovviamente dobbiamo essere impegnati anche su un terzo tema, ripeto, cominciare anche a ragionare, un terzo tema che poi sicuramente deve essere presentato alle assemblee nel momento in cui queste verranno tenute e organizzate, cioè come ipotizzare la ripresa a regime delle nostre attività, sapendo che probabilmente la ripresa a regime delle attività sarà diversa rispetto all'organizzazione, dovrà essere diversa rispetto a quelle che eravamo abituati. Quindi anche la necessità di ragionare in termini innovativi per come poi a regime andare a riorganizzare le nostre attività. Quindi questo tema, a questi temi, in questo periodo diciamo, se ne affianca un altro, quindi gli organismi amministrativi continuano a ragionare su due filoni principali, cioè
quali valutazioni, quale scelte fare in considerazione della riforma del terzo settore e quindi della scelta conseguente da fare, più opportuna da fare rispetto alla nostra associazione, come andare a configurarla, e quale scelta andare a fare rispetto ai bilanci, sia bilancio 2019 sia in termini di impianto contabile da adottare affinché il bilancio dell'associazione sia conforme alla nuova normativa del codice del terzo settore. Per quanto riguarda l'approvazione del bilancio 2019, ripeto, col decreto, lo vedremo dopo, Cura Italia è stata consentito a tutte le associazioni, a tutti gli enti, in un primo momento solo agli enti del terzo settore in pectore, cioè quelli iscritti ai registri, poi successivamente a tutti gli enti è stata data la possibilità a tutti gli enti di approvare il bilancio, il cui termine di approvazione ricadeva nel termine emergenziale, di approvare il bilancio del 2019 entro il 31 ottobre. Questa è una possibilità data a tutti. È chiaro però che l'analisi di un bilancio e quindi l'analisi del bilancio e quindi avere un'idea appropriata di quali siano i dati del 2019 e anche di una programmazione del 2020 è un tema che però deve interessare assolutamente già i consigli direttivi in questo momento. Quindi, seppur le assemblee poi magari potranno essere chiamate entro il 31 ottobre ad approvarle, secondo me è necessario che i consigli direttivi in questo periodo cominciano a definire i bilanci, a avere un'idea appropriata dei bilanci e quindi dei dati e a programmare il 2020 sia in termini di programmazione anche in termini economici, perché l'importanza di avere dei dati di bilancio sotto mani è un'importanza dal punto di vista gestionale. Quindi il consiglio è chiaramente che i consigli direttivi vanno a predisporre comunque in termini istruttori i bilanci del 2019, magari a secondo le modalità che vorranno adottare, anticiparli, non anticiparli, comunicare ai propri associati che l'assemblea si terrà quando le condizioni lo consentiranno e comunque entro il 31 ottobre. Questo è un po' lasciato alla libera scelta degli organismi di amministrazione, ma sicuramente è necessario, ripeto, che in questo periodo gli organismi amministrativi, oltre a decidere e quindi a prendere le decisioni specifiche che riguardano la ripresa delle attività, vanno anche a ragionare ad affrontare i bilanci che in modo da essere aiutati da un punto di vista gestionale anche rispetto alla programmazione e la gestione dell'attività 2020. Poi vediamo l'altro termine. Vado in questo periodo, ripeto, soprattutto gli organi amministrativi quindi si stanno interrogando e si continuano a interrogare, dice, ma seppur è prorogata l'approvazione e le modifiche statutarie da fare ai sensi della nuova normativa, quindi che riguarda insomma l'approvazione dei nuovi statuti, in questo periodo l'attività degli organi amministrativi, a mio modesto parere, si deve concentrare non tanto sulla scelta o delle modifiche statutarie da andare ad adottare fino a se stesse, ma soprattutto su quale è la scelta più appropriata da fare in termini organizzativi della propria attività e quindi anche organizzativi in termini di quale soggetto, di quale qualifica andare ad assumere. Cioè la modifica statutaria non deve essere fine a se stessa solo di adeguamento formale, ma deve essere una modifica che parte dalla valutazione di dire: quale attività svolgo, quale attività andrò a svolgere, qual è da un punto di vista statutario, quindi la qualifica che voglio adottare più appropriata rispetto alle attività, e da qui è connesso anche poi la valutazione come vado concretamente a organizzare questa attività in questo periodo transitorio e soprattutto all'indomani della fine del periodo emergenziale e all'indomani dell'entrata in vigore della riforma. Cioè è un periodo di transizione questo che deve aiutare le associazioni a fare una valutazione rispetto alla situazione in essere, per
fare le scelte più appropriate e opportune per come andare a ricollocarsi, per come andare a riqualificarsi. Cioè non vanno fatte delle scelte solo in termini formali. Cioè, e questo è il periodo, siamo in una fase anche, quindi, diciamo, di ripensamento. Questa fase di ripensamento delle attività è ovviamente a maggior ragione è influenzata, ripeto, dal fatto che alla fine del periodo emergenziale le attività che eravamo abituati a svolgere non potranno più essere svolte secondo la stessa modalità. Ci sarà necessariamente necessità di innovare il nostro modo di svolgere le attività, di interpretarle, di concepirle, di organizzarle. Ma siamo in una fase in cui appunto dobbiamo, anche rispetto a quelle che è la riforma e quindi diciamo la valutazione da fare ai fini di adeguarsi o meglio di come interpretare e adeguarsi alla riforma del codice del terzo settore, dobbiamo partire da una verifica su qual è l'organizzazione attuale, qual è l'attività attuale che è svolta, qual è l'organizzazione, quindi il profilo fiscale adottato attualmente, qual è il proprio inquadramento, e quindi andare a fare le conseguenti scelte. Come modificare lo statuto, quindi quale qualifica andare ad adottare, come mi vado a inquadrare, qual è il trattamento fiscale, quindi che andrò a utilizzare alla luce della nuova normativa e come vado a inquadrare il nuovo ente. Alla fine di questo, ovviamente, vi saranno le scelte connesse alle specifiche modifiche da statutare da adottare. In questo periodo transitorio, da qui a quando, il 31 ottobre, le assemblee saranno chiamate poi a deliberare su le modifiche statutarie, sicuramente un periodo diciamo in cui gli organismi direttivi sono chiamati in particolare a fare una valutazione su questi elementi al fine poi di presentarsi alle assemblee con delle valutazioni e delle proposte di scelte consapevole, che non sono di mero adeguamento statutario, ma sono delle valutazioni che riguardano l'opportunità inquadrare la nostra organizzazione in un senso o un altro, o anche di modificare l'inquadramento sia in termini di qualifica da ODV a APS o viceversa, o da ONLUS a ODV o da addirittura da APS a impresa sociale, e il trattamento organizzativo e fiscale da adottare. Quindi, per quanto riguarda il tema della riforma del terzo settore, in questo periodo abbiamo due aspetti principali che caratterizzano questa fase. Uno, le modifiche statutarie da adottare, quindi l'ulteriore proroga che è stata normata del termine di adeguamento statutario. Sappiamo che era prima i 12 mesi, 18 mesi, poi 30 di giugno. Oggi gli statuti per l'adeguamento degli statuti al terzo settore, alla riforma del terzo settore, al codice del terzo settore, il decreto Cuore Italia ha rinviato il termine al prossimo 31 di ottobre. Per quanto riguarda i bilanci, come ho detto prima, l'approvazione dei bilanci, il cui termine scadeva in questo periodo, sempre il decreto Cuore Italia, all'articolo 35, ha prorogato questo termine a tutto il 31 ottobre. Partiamo dal primo di questi temi, variazioni statutarie. In primis sappiamo che le variazioni statutarie da adottare ai fini dell'adeguamento del terzo settore, ripeto, non riguardano tutti i soggetti, ma riguardano i cosiddetti enti del terzo settore in pectore, cioè le ONLUS, le ODV e le APS iscritte negli attuali registri. Per questi soggetti vale il termine del 31 ottobre, nuovo termine, quindi dovranno adeguare i propri statuti alla nuova normativa entro il 31 ottobre prossimo. Ma attenzione, l'interpretazione e l'approccio, ripeto, non deve essere di un mero adeguamento statutario, ma deve essere una valutazione di consapevolezza dell'inquadramento complessivo dell'ente, una valutazione complessiva che poi mi porta a, in primis, a confermare o meno la scelta di essere inquadrata come TV, di essere inquadrata come di APS, ovvero da ONLUS, dove mi trasferisco, e quindi poi una scelta consapevole di come andare a riorganizzare le mie attività alla luce della nuova normativa. E da lì
le modifiche statutarie. Ripeto, questo deve essere un periodo in cui è opportuno andare a riflettere, a fare tutta una serie di valutazioni, e questo è anche confermato dalla nota del Ministero del Lavoro che è stata, mi sembra, redatta qualche giorno fa, il 22 di maggio. Velocemente mi ci informerò. Quindi questo termine non riguarda tutti i soggetti, riguarda solo le cosiddette enti del terzo settore impectore iscritti negli attuali registri. È un termine poi non, diciamo, un termine che, così come è correttamente interpretato, non è un termine che va considerato in maniera assoluta, deve essere interpretato come termine entro il quale può essere approvato le modifiche statutarie utilizzando il cosiddetto procedimento alleggerito, semplificato, no? Quindi che prevede la possibilità di approvare le modifiche in assemblea ordinaria e con ovviamente i benefici fiscali connessi all'imposta di registro e all'imposta di bollo. Ma ciò non significa che eventualmente questo adeguamento possa avvenire anche dopo. Il vero termine sarà stabilito dalla entrata in vigore e operatività del Registro Unico Nazionale del Terzo Settore. Per cui qui, più che la necessità di rispettare il termine, sicuramente sarà opportuno rispettarlo, se poi il termine del 31 ottobre verrà confermato, perché è la terza volta che viene prorogato. Quindi, più che fare attenzione al termine, io farei molta attenzione all'approccio, al percorso da seguire per come arrivare a questo termine. È un approccio che secondo me deve essere un approccio molto ragionato. Non è una modifica statutaria formale, una mera adeguamento statutario, ma deve essere una, le modifiche statutarie, o meglio, il nuovo statuto da adottare deve essere calibrato sulla base di tutta una serie di valutazioni che devono essere fatte connesse a quali attività vado a svolgere concretamente, quali finalità concretamente, come le organizzo, e in questo anche il ragionamento che dicevamo prima sulla riorganizzazione, come ne vado a inquadrare, qual è la qualifica più opportuna all'interno del registro dei soggetti tipici previsti dal codice del terzo settore che vado ad assumere. Quindi confermo la mia qualifica o non confermo la mia qualifica. È chiaro, ripeto, che questo è un ragionamento che fanno le associazioni iscritte nei relativi albi. Chi non è iscritto deve fare una valutazione sempre di questi elementi e quindi fa la scelta poi se entrare o meno nel registro unico del terzo settore, se entrare o meno nel novero degli enti del terzo settore, eventualmente quindi quale qualifica, cioè una qualifica specifica ovvero una qualifica generica. Qui intervengono due novità dell'ultima ora che confermano un po' l'importanza di seguire questo approccio. Quindi ritorno da dove ero partito: l'importanza è che gli organismi di amministrazione facciano, purtroppo, e hanno un lavoro straordinario, perché in questo periodo sono chiamati a valutare, decidere sull'organizzazione dell'attività in periodo emergenziale, ma sono anche chiamati a fare tutta un'attività istruttoria relativa alle modifiche statutarie, a bilanci e impianto della contabilità, affinché poi ci si presenti alle assemblee, da tenere entro il 31 ottobre con delle scelte che facciano parte di un percorso ragionato. Qui è intervenuta la nota del Ministero del Lavoro, questa qui del 22 maggio, in cui rispetto agli adeguamenti statutari ha confermato una posizione che in realtà era stata già data in precedenza con la nota 3650. Cioè, ed è un aspetto molto importante questo, gli statuti, viene scritto in questa nota, non possono pedissequamente riprendere tutte le attività di interesse generale contemplate dall'articolo 5. In quanto l'attività di interesse generale deve intendersi l'oggetto sociale caratterizzante, non è non una pura formalità o proiezione di attività che mettiamo nello statuto, ma poi di fatti non andiamo a svolgere, ma ce le mettiamo tutte. Quindi che cosa è importante, quindi è confermato da questa nota? Nel momento in cui andiamo a impiantare, quindi a ragionare su quale modifiche statutarie, o meglio sull'impianto nuovo statutario da andare a fare, anche secondo questa nota è necessario andare a fare un percorso che
attraverso il quale, ripeto, andiamo a individuare in maniera precisa, in maniera circostanziata, non solo le finalità, ma le attività che concretamente andiamo a svolgere, perché non è opportuno, anzi è, secondo questa nota, potrebbe determinare la mancata iscrizione dell'ente nel registro, non è corretto che nella definizione delle attività negli statuti vengono riportate tutte le attività di interesse generale definite dall'articolo 5 del codice del terzo settore. Rispetto a questa nota, io mi permetto di evidenziarvi soprattutto questi due termini, percorso, questi due concetti, percorso e trasparenza finalizzata alle pubbliche amministrazioni proposte al controllo. Che cosa significa? Significa che gli statuti, ancora maggiormente in futuro, e le attività che andremo a individuare negli statuti, non saranno delle attività che possono, saranno delle attività che verranno utilizzate anche ai fini dei controlli da parte di particolare agenzie delle entrate, ma anche in questo caso ispettorato del lavoro, per capire, no? Per andare a capire se quell'associazione può svolgere quell'attività anche rispetto ai benefici fiscali. Cioè, l'importanza di andare a individuare gli ambiti di attività e di formalizzarli negli statuti ha un valore assoluto anche in futuro rispetto agli ambiti di controllo, perché, provo a banalizzare, se nei nostri statuti non circostanziamo per bene l'attività da svolgere, poi queste attività non sono circostanziate o proprio non sono presenti negli statuti e le andiamo a svolgere pensando di utilizzare benefici fiscali, rispetto ai soggetti del controllo, quelle attività potrebbero essere contestate, o meglio, i benefici utilizzati per quelle attività potrebbero essere contestate perché non considerate attività di interesse generale. Quindi, richiamo questo concetto perché ovviamente è un concetto che secondo me è stato messo in questa nota, ma mi ha confermato il sospetto che avevo, cioè quello che è successo nello sport con il registro CONI 2.0 succederà con il registro unico nazionale del terzo settore e con tutti gli altri enti riferimenti. Cioè il fatto che le informazioni del registro e le informazioni delle attività devono essere trattate correttamente, perché verranno utilizzate anche ai fini del controllo. Per cui, se riportiamo delle informazioni corrette, ovviamente vengono utilizzate correttamente e evitiamo dei problemi. Se non vengono riportate delle informazioni corrette e pertinenti, invece permetteranno ai soggetti deputati al controllo di fare delle loro presunzioni e magari determinare anche delle responsabilità e dei problemi. Quindi richiamo da ciò la necessità in questo periodo rispetto al percorso e alla definizione delle finalità statutarie, delle modifiche statutarie, quindi che ripeto gli enti iscritti ai registri possono fare entro il 31 di ottobre in maniera semplificata, può essere anche fatto dopo questo adeguamento, i soggetti non iscritti al registro ovviamente lo faranno questo adeguamento nel momento in cui decideranno o meno di iscriversi al registro, ma il percorso da fare è, partendo dalle finalità definite dalla legge, cioè finalità di interesse civico, solidaristico e utilità sociale, è opportuno, necessario che gli statuti che andiamo a modificare ci consentano di individuare in maniera il più pertinente possibile le finalità specifiche e gli obiettivi, quindi le finalità specifiche, non che sì, rientrano nell'ambito generico delle finalità delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale, ma la mia associazione nasce per delle finalità proprie, per degli scopi propri, ed è importante che in questo momento di passaggio, in questo momento transitorio, andiamo a riflettere, a ricalibrare quelle che sono le finalità definite nel vecchio statuto, andiamo a ricalibrarle nel nuovo statuto. Da qui, nel percorso che richiama la nota, molto importante, è
fondamentale, quindi che poi gli ambiti di intervento, che sono gli ambiti, i 27 ambiti, io non li chiamo attività, per me quelli sono ambiti di intervento, che riportiamo i nostri statuti, ripeto, non possono essere tutti e 27, perché altrimenti metterebbe a rischio, per come chiarito dalla nota, la vostra iscrizione o la vostra cancellazione dal Registro Unico Nazionale del Terzo Settore, ma devono essere individuate in maniera coerente con le finalità specifiche, cioè devono essere gli ambiti che effettivamente in cui vado ad operare, perché effettivamente rappresentano in coerenza degli ambiti su cui io lavoro per conseguire quegli scopi, quelle finalità per cui io nasco e voglio conseguire. Ok? Da qui è sempre, secondo me, opportuno, necessario, sia per dare trasparenza, la trasparenza richiesta da questa nota, sia rispetto poi ai controlli che dicevamo prima, individuare anche a titolo esemplificativo, quindi non in maniera esaustiva, delle attività, delle azioni ricadendo in quegli ambiti, che quindi che io sicuramente andrò a svolgere o comunque solitamente svolgo, insomma, nella mia pratica associativa. Quindi se faccio delle attività di natura culturale che riguardano, diciamo, attività in ambito teatrale o attività sportiva in certo, è secondo me importante che anche a titolo esemplificativo, quindi a titolo non esaustivo, le attività o le azioni più ricorrenti che io vado a svolgere per le conseguenze delle mie finalità le vado anche a rappresentare negli statuti. Quindi nell'articolo, negli articolati che riguardano finalità e scopi, ripeto, in questo periodo andiamo a riflettere come sono definite nel nostro statuto. Non andremo a fare una modifica fine a se stesso, questo è stato chiarito anche nella nota, ma andiamo a capire bene come, in maniera trasparente, in maniera chiara, le mie finalità, diciamo, per quale nasco e che quindi per le quali gli associati possono essere poi fare richiesta di adesione o meno, e quindi io posso poi fare, come dire, le decisioni se accogliere o meno gli associati. Il criterio è quindi quello di collegare la finalità. Da lì faccio discendere, quindi individuo gli ambiti, non tutti e 27, ma gli ambiti che connessi, che rappresentano degli ambiti di intervento perché effettivamente connessi alle finalità specifiche per le quali nasco, sono nate o che intendo svolgere. E qui c'è il tema, teoricamente le finalità dovrebbero essere, se non identiche, ovviamente nell'ambito delle finalità per cui nasco con atto costitutivo, perché sennò la modifica non sarebbe una modifica ordinaria, ma sarebbe una modifica straordinaria. Ma vabbè, su questo non ci rientro proprio nello specifico. E poi magari vado a individuare anche le attività e vado a rappresentare nello statuto le attività più ricorrenti, le azioni più ricorrenti, le progettualità più ricorrenti che in quegli ambiti, quindi in maniera coerente di quegli ambiti, quindi in maniera coerente con le finalità, io solitamente svolgo e intendo svolgere per il conseguimento, diciamo, nell'ambito della mia mission, nell'ambito della mia attività istituzionale. C'era una domanda, Alfredo, che richiamava proprio questo tema, me la puoi riprendere per favore, perché adesso non riesco a recuperarla. Sì, c'era Angelo che chiedeva in particolare se possono essere riportate attività che l'associazione vuole fare in prospettiva futura. Quindi c'era questa domanda, e poi invece quella di Aida, semmai la teniamo un attimo per dopo, perché riprendeva un po' delle cose di prima. Poi ce n'ho qualcun'altra che mi è arrivato in privato, ve la possiamo proseguire, però io ho visto che ho fatto un po' prolungato, possiamo proseguire ancora oppure sì vai 50. Possiamo andare oltre anche fino alle 19:30 almeno. Sì, per noi sì, ovviamente. Quindi... Okay. Allora, secondo me sì, è chiaro che allora qui è chiaro che l'attività che voglio svolgere in termini prospettici, secondo me, è opportuno riportarla. È chiaro che, e di questo mi distingo un po' da quello, secondo me la nota che fa del Ministero, che fa riferimento a un caso specifico, secondo me non tiene conto della vera realtà, perché la vera realtà delle associazioni è che ci sono associazioni che spesso fanno tutto, fanno molteplici attività, fanno tutto il contrario di tutto, ma non perché
si vuole banalizzare, ma perché effettivamente sono impegnati in diversi ambiti, in diversi interventi. Quindi, secondo me, è più che quello che dice la nota ministeriale, che dice che le attività in realtà non è necessaria, ma perché possono essere considerate anche attività diverse o svolte in collaborazione con altri enti, quindi non è necessario riportarle nell'elencazione degli ambiti di intervento. Secondo me è fondamentale fare un ragionamento di individuare queste attività programmatiche e soprattutto sempre renderle coerente con le finalità. C'è questa necessità di creare un percorso di coerenza, finalità specifiche, ripeto, finalità specifiche, quindi non limitandosi a riportare le finalità di legge, finalità civiche di interesse di utilità sociale, no, finalità specifiche, quindi coerenza, finalità, ambiti, attività, diciamo, ricorrenti. Questa coerenza, secondo me, è sempre importante andare a ricercarla e a mantenerla. Ora, se questa coerenza poi, a secondo dell'attività dell'associazione, cioè, interesserà 10 ambiti anziché 12, anziché 15, secondo me, infatti, non è un ragionamento quantitativo, è un ragionamento di coerenza, di trasparenza e rispetto anche al futuro, un ragionamento anche che consenta poi di andare a incasellare le attività anche rispetto ai fini di controllo in un quadro che mi consenta effettivamente di classificarle come di interesse generale, come agevolate o come agevolabili. Quindi, ripeto, possiamo farlo assolutamente sì, sicuramente, ovviamente cercando sempre però questa coerenza, ambito, finalità specifiche e poi attività che a titolo possiamo dire, quindi mi è scomparsa la domanda, possiamo dire quindi che possiamo dire quindi che ambiti definiscono la mission che va poi declinata in azioni. Se sono ripetitiva mi scuso, ma cerco No, io direi che la mission è la finalità specifica. Allora, la mission è la finalità specifica, quindi gli scopi specifici per cui nascono e che sono tipici dell'associazione. E qui le finalità e gli scopi specifici, teoricamente, sono quelli definiti in atto costitutivo. In questa sede magari potrà essere opportuno riprenderli, ricalibrarli, ridefinirli meglio, ma sono quelli costituenti. Da lì, ovviamente, mi devo fermare. Gli ambiti sono quelli definiti per legge, sono quelli 27, sono degli ambiti di interventi, per cui io se opero in quegli ambiti sono classificabile o meno come del terzo settore, ma sono quegli ambiti. Dopodiché sono le attività specifiche che io devo andare a valutare, quindi quelle ricorrenti che svolgono, in quale ambito ricadono e quindi sono collegate alle mie finalità, li vado a esemplificare. Quelle che vorrò fare, in quale ambito ricade, quell'ambito lo prevedo, connesso con le finalità, ok, e lo vado a specificare, ok? Quindi queste attività specifiche a titolo esemplificativo, quelle ricorrenti, quello che ipotizzo che potrò fare, anche se non le faccio in maniera ricorrente, le vado a esemplificare nel mio statuto, vado a chiamare e a richiamarle agli ambiti della normativa che ovviamente in cui ricadono, perché gli ambiti sono quelli, e vado a vedere la coerenza con le mie finalità. E comunque in questa fase di modifica, questa coerenza cerco sempre di ricercarmela, anche se devo intervenire sulle finalità e gli scopi che erano stati ridefiniti nello scopo originale. Questo è il percorso, chiamerei filiera, che è richiamata infatti in qualche modo in questa nota e che, ripeto, sarà molto importante anche successivamente, non solo per fini di trasparenza, ma anche rispetto alle finalità di controllo che gli enti poi potranno svolgere. Vado avanti. Ora, in questo periodo vi sono state anche, altre note del Ministero del Lavoro che possono riguardare le modifiche statutarie, in particolare richiamo velocemente quest'altra nota del 18 maggio con cui è stato confermato che l'imposta di registro non è dovuta
per le nuove associazioni che si iscrivono all'albo delle ODV, perché rimangono nei registri ovviamente regionali, e che quindi è confermata la vecchia la norma che esisteva rispetto alla 266, che prevedeva che in sede di costituzione le ODV potessero non pagare l'imposta di registro anche se non ancora iscritta, con l'obbligo poi dell'associazione di comunicare all'agenzia diciamo all'ufficio dell'agenzia delle entrate presso cui ci si era rivolto per la registrazione, l'avvenuta iscrizione nel registro. Questa regola è anche attuale anche in questa fase transitoria. Andiamo sul tema invece dei bilanci. Quindi, ripeto, questa fase, quindi lo dico perché concretamente è quello che sta succedendo, cioè in particolare gli organismi di e i consigli direttivi, quindi i dirigenti delle associazioni che sono impegnati in maniera straordinaria a capire come ripartire, quale regola straordinaria da seguire, come andare a riorganizzare non solo in questa fase in transitoria, ma in maniera innovativa, perché purtroppo sarà richiesta la ripresa delle mie attività alla luce del post periodo emergenziale, e quali valutazioni devo fare rispetto alle modifiche statutarie e ai bilanci affinché poi da presentare poi alle assemblee da tenere entro il 31 ottobre. Rispetto ai bilanci, diciamo in questo periodo, quindi abbiamo avuto due grandi novità, banalizzo anche in questo caso, diciamo due grandi novità. Il primo, ripeto, decreto Cur Italia, che ha previsto la proroga tutto il 31 ottobre per tutti gli enti, le associazioni, prima solo quelli impact terzo settore, oggi per tutti, di approvare il bilancio 2019 entro il 31 ottobre, seppur gli statuti prevedono ovviamente un termine diverso. E poi il decreto ministeriale 5 marzo 2020, che è stato pubblicato in piena periodo emergenziale il 18 aprile 2020 sulla Gazzetta Ufficiale, il decreto ministeriale con quale sono stati stabiliti gli schemi e le linee guida da adottare rispetto ai bilanci degli enti del terzo settore. Questo è il decreto attuativo dell'articolo 13 del terzo settore, e diciamo questo decreto che attua l'articolo 13 prevede, diciamo, è detta delle schemi fissi, rigidi, da seguire per quanto riguarda la redazione dei futuri bilanci, definisce criteri, linee guida da seguire, quindi rispetto ai contenuti dei bilanci, e soprattutto però, facciamo chiarezza, stabilisce che, poi lo riprendiamo meglio dopo, che questi schemi, queste linee guida devono essere adottati a partire dal bilancio relativo all'anno successivo all'approvazione dello stesso decreto, quindi bilanci relativi al 2021, ok? Quindi, ripeto, bilanci 2019 sono prorogati l'approvazione, i bilanci 2019, ci richiamerò, non devono essere necessariamente definiti e approvati uniformandosi agli schemi e ai contenuti del nuovo decreto. Il nuovo decreto riguarderà i bilanci da redigere con riferimento all'anno sociale 2021, per quelli che hanno anno sociale corrispondente con l'anno solare. E che cosa, diciamo, vado a riprendere in sintesi, che cosa è previsto rispetto ai bilanci e che cosa dobbiamo fare? Allora, decreto attua l'articolo 13. L'articolo 13 del codice del terzo settore già dettava i criteri e i contenuti che i futuri enti del terzo settore dovranno utilizzare nella redazione dei propri bilanci. L'articolo 13 stabilisce in particolare, non vado veloce senza richiamare le singole slide, ecco qua, stabilisce tre elementi. In primis che l'obbligo generalizzato di bilancio, cioè tutti i futuri enti del terzo settore iscritti nel registro unico nazionale del settore avranno l'obbligo, questo è un obbligo che oggi è solo statutariamente previsto con il codice del terzo settore, un obbligo civilistico, dovranno approvare il bilancio che sia strutturato secondo le regole dell'articolo 13 stesso, cioè un bilancio o in maniera completa, articolata, composita, e questo è l'obbligo per gli enti, diciamo, di media e grande dimensione, con entrate, ricavi, proventi superiori ai 220.000 euro, e che sia quindi un bilancio che abbia una composizione di
schemi di diciamo simili a quelli che utilizzati dalle società per i loro bilanci, quindi stato patrimoniale, rendiconto e relazione di missione nelle società della nota integrativa, ovvero l'obbligo di, per quanto riguarda la possibilità data all'associazione, diciamo, di piccola dimensione, o media piccola dimensione direi, con entrate e ricavi inferiori a 220.000 euro, di approvare un bilancio sempre conforme all'articolo 13, ma in maniera più semplificata, cioè un rendiconto di cassa. Questo obbligo generalizzato di bilancio, quindi obbligo di approvare un bilancio, obbligo civilistico, fino adesso l'obbligo era più statutario o previsto dalle normative fiscali nel caso in cui si volesse utilizzare le agevolazioni fiscali. All'obbligo di redazione di un bilancio conforme all'articolo 13, lo stesso articolo 13 poi prevede anche un obbligo di pubblicizzazione del bilancio, cioè di deposito del bilancio nel registro e presso il registro unico nazionale del terzo settore. Bilancio che diventa pubblico, bilancio che è accessibile da tutti i cittadini, bilancio che diventa a maggior ragione la carta d'identità del soggetto, dell'ente, perché è lì che diciamo, tutti coloro i quali sono interessati, i cosiddetti stakeholder, possono acquisire le informazioni per comprendere l'associazione, chi è, chi non è, quale attività le svolge e come le svolge. Bilancio che dovrà in futuro, ripeto, a partire a questo punto dal 2022, con riferimento al bilancio 2021, dovrà essere approvato entro il 30, diciamo, di aprile, ovvero massimo entro il 30 di giugno, e depositato entro il 30 di giugno nel Registro Unico Nazionale del Terzo Settore. Questo bilancio, ripeto, per gli enti di grandi dimensioni, sopra 220.000 euro di ricavi proventi, sarà un bilancio, insomma, composito, quindi un bilancio che è una struttura, dovrà essere una, avrà una struttura composita, quindi articolati negli schemi di stato patrimoniale, rendiconto gestionale, quindi schemi numerici, è accompagnato da una relazione descrittiva, la cosiddetta relazione di missione. Per gli enti di dimensione minore, quindi più piccole, inferiori a 200, quindi con entrate, proventi o ricavi inferiori a 220.000 euro, è consentito, quindi possibilità, non obbligo, che questi redigono un bilancio in maniera semplificata, cioè un solo rendiconto di cassa, sempre uniformandosi alla modulistica del decreto che dicevamo prima, il decreto ministeriale 5 marzo. Qui richiamo una cosa che riprenderò dopo. Struttura dei bilanci per enti di dimensione grandi, sopra i 220.000. Stato patrimoniale, rendiconto gestionale economico e relazione di missione. Struttura di bilancio per gli enti piccoli, rendiconto finanziario per cassa, possibilità non obbligo. La relazione di missione come documento descrittivo è obbligatoria a... diciamo anche per gli enti di minore dimensione. Sotto il profilo formale, no. Questo è confermato, io dico, purtroppo, anche dal decreto ministeriale. Il mio consiglio, lo proverò a dirlo meglio dopo, è che anche gli enti di piccola dimensione vanno a redigere sempre, accompagnano i prospetti numerici con una relazione descrittiva. Con la quale, a seconda delle dimensioni, delle attività svolte, una pagina, due pagine, tre pagine, si riesca veramente a far capire a tutti coloro interessati e anche i soggetti di controllo chi siamo veramente come associazioni, quali attività abbiamo fatto, a prescindere quindi dalle attività che hanno sviluppato entrate, proventi, incassi, pagamenti o meno. Quale attività? Quindi anche a maggior ragione quelle attività che non determinano, diciamo, dei riflessi di natura economica e economico-finanziaria. Quale, ad esempio, lavoro volontario abbiamo mosso? Quindi, a mio modesto parere, per tutta una serie di motivi, in primis perché il bilancio è la nostra carta d'identità, è dove tutti i soggetti che vogliono capire la nostra associazione, anche per dargli un contributo, che cosa fa e come lo fa, possono un domani attraverso il Registro Unico Nazionale del Terzo Settore andare a informarsi.
Quindi è importante che questa relazione di missione, seppur nella forma più semplificata, venga sempre elaborata anche dagli enti di minor dimensioni, con l'obiettivo di far in maniera chiara, descrittiva, integrando i numeri che sarebbero se no aridi, non servirebbero a nulla, andare a far capire a tutti coloro interessati, anche per motivi di marketing, ma anche per motivi di tutela nei confronti degli organi di controllo, chi siamo, cosa abbiamo svolto concretamente, perché possiamo qualificarci in un certo modo, perché le attività che di interesse generale possono godere dei nostri benefici. E qui richiamo l'importanza, nella relazione di missione andiamo a dire, ad esempio, abbiamo fatto quali attività, di queste attività a quali ambiti statutari li colleghiamo, e andiamo a dire appunto che abbiamo svolto le attività di interesse generale che sono tale perché statutariamente individuate. Ok? È tutto un filone di coerenza, è tutto un percorso che in qualche modo deve essere mosso, impostato in maniera coerente. E, come dicevo, i nuovi schemi sono dettati e i contenuti con il decreto ministeriale 5 marzo 2020. Il decreto ministeriale 5 marzo 2020 stabilisce che i bilanci degli enti del terzo settore quindi dovranno informarsi a quegli schemi che devono essere considerati fissi, seppur vi è la possibilità di fare dei raggruppamenti, ma questi temi poi il centro sicuramente vi accompagnerà, quindi diciamo in questo momento è solo il concetto, è non nessuna preoccupazione, anche nessuna novità, perché questi schemi, come c'è scritto qua, non rappresentano una novità assoluta, sono una riduzione postuma, io direi anche un po' posticcia, delle linee guida sui bilanci che era stata già redatta dalla cosiddetta ex agenzia del terzo settore. L'importanza in questo momento non è quello di andare a redigere un bilancio uniforme o preoccuparsi, ma soprattutto iniziare un percorso di valutazione diretto a capire quanto del mio impianto contabile oggi è adeguato rispetto ai nuovi schemi, che cosa modificare eventualmente, quindi alla prossima assemblea vado a portare le scelte di modifica. E quindi ecco qui il bilancio 2019 che dobbiamo approvare entro il 31 ottobre rappresentano anche, come dire, una prova, un esercizio di stile, ci devono aiutare anche soprattutto servire per fare questo tipo di valutazione di questo percorso, cioè il mio impianto contabile è adeguato affinché poi io vada a redigere un bilancio in questo modo? Se non è adeguato, che cosa vado a modificare? Certo, riclassifico il bilancio 2019 per quanto è possibile, ma soprattutto vado a individuare le scelte dell'impianto contabile, dell'organizzazione contabile, della tenuta delle contabilità in questo momento, che mi consentono poi, a partire dal 2021, di far sì che il mio bilancio poi possa essere veramente adeguato. Perché se io non ho un impianto contabile, un'organizzazione dei documenti adeguata, il bilancio in questo schema non riuscirò a redigerlo, quindi sicuramente avrò più difficoltà a rispettare questa norma. Sottolineo che la norma prevede la redazione del bilancio obbligatorio, non prevede la tenuta di una contabilità obbligatoria in un certo modo, sono due concetti diversi, ma sono sicuro che il centro di servizio poi su questi temi, magari con delle interventi in laboratorio, vi accompagnerà durante questo percorso. Siamo in una fase di un percorso di adeguamento, ok? La circolare ministeriale, l'unico elemento che dobbiamo far presente, ripeto, è che la circolare ministeriale già nel 29 dicembre 2017 diceva che gli schemi di bilancio, o meglio dire, che vi era, diciamo, era raccomandato che i bilanci venissero redatti, aderendo in maniera coerente ai contenuti previsti dall'articolo 13. Quindi sicuramente già per il 2018 e quindi anche per il 2019 vi è la raccomandazione contenuta in questa circolare di far sì che i bilanci siano coerenti con i contenuti e i criteri definiti nell'articolo 13, ma non vi è l'obbligo ancora adesso di adeguarsi a quegli schemi. Quindi, ripeto, il bilancio 2019, la predisposizione del bilancio 2019 deve servire anche per capire come il mio impianto contabile è adeguato e quali eventualmente scelte devo andare a fare affinché lo rendo
adeguato. Quindi siamo in una fase e dobbiamo sfruttare questo periodo e quindi anche la proroga che è stata concessa rispetto all'approvazione del bilancio 2019 per fare questo processo di avvicinamento. Quindi sul bilancio 2019 riclassificare per far sì che il bilancio sia il più possibile vicino allo schema del decreto ministeriale, ma soprattutto, come ho detto, analizzare l'impianto e la modalità di tenuta della propria contabilità e le scelte da fare eventualmente per far sì che il mio impianto, le mie modalità organizzative mi consentano poi a partire dal 2021 poi di far sì di poter redigere in maniera funzionale, semplice, perché anche questo è molto importante, e appropriato un bilancio che risponda a quegli schemi. Ma il bilancio, ripeto, secondo me non deve solo rispondere a quegli schemi, deve avere la capacità di avere una portata informativa adeguata per adeguare tutti i soggetti interessati, per informare in maniera corretta tutti i soggetti interessati. Non vado negli schemi, dico solo che, ripeto, gli schemi in realtà sono sviluppati alla luce di quelli che erano già gli schemi precedenti delle linee guida dell'Agenzia delle Dogane, non ci sono grandi novità, per cui già chi è abituato a redigere bilanci uniformati alle linee guida dell'Agenzia delle Dogane, il passaggio non sarà un passaggio, come dire, complicatissimo. Gli schemi, tutti gli schemi, sia quello di natura economica del rendiconto gestionale e sia quello del rendiconto di cassa, sono, diciamo, prevedono questa ripartizione dei costi e delle attività in a secondo degli ambiti, diciamo, a quali attività sono connesse. Quindi costi ed attività, ricavi e proventi delle attività di interesse generale, quindi tutti i costi e le attività relativi all'attività di interesse generale, quindi a quelle attività svolte in quegli ambiti individuati dallo statuto che ho svolto nell'anno. Costi e oneri delle attività diverse saranno qui classificati e riportati tutti i costi e gli oneri inerenti, quelli che con un decreto ministeriale che ancora non è stato emanato saranno le attività diverse che le associazioni, gli enti potranno svolgere strumentalmente e quindi a supporto delle proprie attività di interesse generale, e le attività e i costi e gli oneri e i proventi e le entrate delle cosiddette attività di raccolta fondi, cioè le attività diciamo le associazioni possono, le associazioni, gli enti possono svolgere per quale attività, per incrementare delle risorse, introiettare delle risorse da destinare proprio alle proprie attività. Questo perché sappiamo dall'articolo 5, 6 e 7 del codice del terzo settore, gli enti del terzo settore diciamo organizzeranno e potranno svolgere tre tipologie di attività in definitiva classificate in attività di interesse generale, ovvero quelle attività che ricadono in quegli ambiti statutari e che abbiamo esemplificato e che sono coerenti con le finalità. Attività diverse, strumentali da fare secondo, quindi qualunque, quindi qui non c'è da rispettare nulla se non i parametri quantitativi che saranno definiti in un decreto di prossima emanazione, e tutte le attività di raccolta fondi, in qualunque modo svolte, anche in maniera continuativa, che andiamo a fare per incrementare le risorse da destinare poi allo svolgimento delle attività istituzionali. I prospetti sono tutti organizzati, ma ripeto, questo è un tema su cui sicuramente poi con delle attività in laboratorio è opportuno che si ritorni con calma. Come dicevo prima, per me è sempre fondamentale che comunque ho gli schemi del bilancio più strutturato per gli enti grandi, o gli schemi più semplificati del rendiconto di cassa degli enti di minore dimensione, è sempre opportuno, quindi obbligatorio nel primo caso, opportuno per gli enti di piccola dimensione, che il bilancio e gli numeri siano accompagnati di una relazione di missione che, con la quale effettivamente siamo in grado di andare oltre i numeri e andare a descrivere in maniera più chiara possibile, quindi proprio con descrizione, quindi di natura quanti-qualitativa, chi siamo come ente, che cosa abbiamo fatto concretamente come attività negli anni, come le abbiamo fatte e magari anche con quali risultati. Per quanto riguarda i contenuti della relazione di missione, il decreto ministeriale 5 marzo 2020, quindi stabilisce, o meglio dà delle linee guida
per quanto riguarda i contenuti della relazione di missione a cui uniformarsi, ma secondo me, ripeto, lo scopo principale della relazione di missione è quello di informare in maniera corretta, appropriata, tutti i stakeholder, partendo dai nostri associati, da noi stessi dirigenti per capire effettivamente cosa abbiamo fatto, cosa migliorare, tutti gli associati per far capire ai nostri associati cosa abbiamo fatto, che cosa migliorare, tutti i terzi interessati alla nostra associazione per far capire chi siamo, come l'abbiamo svolto e magari da una parte, se i terzi interessati possono essere delle imprese, avere la possibilità anche di avere delle contribuzioni, delle erogazioni, eccetera, eccetera, perché magari diciamo viene apprezzata, e dall'altra parte amministrazione far capire che la nostra associazione svolge le attività in maniera corretta e quindi quei benefici di cui sta godendo ne può godere appieno perché effettivamente diciamo sono svolte in coerenza con l'impianto normativo. Per quanto riguarda i contenuti della relazione di missione, infatti richiamo due tra i diversi che vengono diciamo riportati nel decreto, ecco due aspetti che sicuramente dobbiamo attenzionare, dobbiamo avere presente e quindi andare sempre a riportare in maniera appropriata nella relazione di missione, cioè le informazioni sul generale sull'ente, la missione perseguita e l'attività di interesse generale. Qui non è altro che richiamare in termini concreti quel percorso di coerenza che abbiamo visto sullo statuto, finalità specifiche, ambiti e attività, quindi qui andiamo a dire concretamente che le attività che abbiamo svolto in quell'anno sono queste, rientrano in quelle semplificative e rientrano negli ambiti e sono coerenti con quelle semplificative e rientrano in quelle attività che abbiamo svolto per raggiungimento delle finalità. Questa coerenza nella relazione di missione ci consente di dire a tutti non solo che abbiamo fatto l'attività rispetto alla mission e quindi rispetto alla mission e agli scopi per cui siamo nati, ma abbiamo fatto delle attività che effettivamente si possono classificare, qualificare come attività di interesse generale e quindi godere dei benefici specifici dell'attività generale dell'ente. Quella coerenza, quel percorso che prima provavo a delineare con riferimento dello statuto è lo stesso percorso che poi in maniera concreta andiamo a sviluppare e a descrivere nella versione di missione, in particolare con riferimento a questi contenuti numero 1 e 20 che sono proposti, indicati negli schemi del decreto ministeriale. Fra l'altro, e questa è l'unica novità che ho veramente apprezzato, diciamo della versione definitiva del decreto ministeriale, laddove nella versione definitiva è stato previsto opportunamente che nella relazione di missione, anche in calcio al bilancio, ma io secondo me è molto più importante, anche più facile trattare il tema nella relazione di missione che non negli schemi di bilancio, che venga riportato anche negli schemi di bilancio anche i cosiddetti riportati e descritti e anche quantificati i cosiddetti costi e proventi figurativi. Fra questi, ovviamente, il lavoro volontario. Andare a descrivere il lavoro volontario in termini di persone, di ore, di apporto che nell'anno sono state utilizzate dalle associazioni, quindi andare a dire che quelle attività io le ho svolte perché grazie all'impegno volontario di tutte persone che hanno contribuito con tante ore di lavoro gratuito, non solo è restituire un'informazione che dei numeri non uscirebbe mai se non andiamo a descrivere, ma avrà una valenza fondamentale anche ai fini fiscali per quelle associazioni che in qualche modo sono interessate da questo tema. Perché per come è costruito oggi il decreto e nell'attesa che si pronuncia l'Agenzia delle Entrate, il confronto numerico fra cosiddette attività proventi delle attività non commerciali e costi dell'attività commerciale può essere riequilibrato solo grazie a questo elemento qui, quello dei costi e dei proventi figurativi.
Quindi sarà molto importante che questo tema venga trattato sia per dare un'informazione corretta, ma anche se rimane quella, la normativa definitiva, quella di oggi nel decreto e nell'attesa, ripeto, che si pronuncia sul tema l'Agenzia delle Entrate, anche ai fini fiscali, ai fini della parametrizzazione della prevalenza della commercialità o meno e quindi della qualificazione dell'ente come commerciale o non commerciale sui fini fiscali. Questo elemento, per fortuna, l'hanno inserito nella versione definitiva del decreto ed è un elemento da tenere in seria considerazione, ripeto, soprattutto per i soggetti che sono interessati anche nella tematica fiscale. Vado in 2 minuti veramente a concludere per dire. Ora, siamo in una fase in cui io, almeno mi sento io con voi, in questa fase in cui la nostra speranza è che tutto finisca, questo periodo emergenziale finisca, siamo tutti, per chi per un verso, chi in un altro, come dire, costretti quindi a fare veramente gli straordinari di lavoro, no? Quando dicevo che i gruppi dirigenti dell'associazione oggi sono costretti a fare e quindi, come dire, prendere le decisioni, organizzare le attività ordinarie, capire e comprendere come riorganizzarsi in questa fase straordinaria e quale regole seguire, organizzare il tutto per il bilancio 2019, per la revisione dell'impianto contabile, per le revisioni statutarie, significa che ce n'è di carne a fuoco. Siamo in un momento straordinario. La speranza è che questo periodo, soprattutto di emergenza sanitaria, passi il più veloce possibile. L'aspettativa è che anche l'adeguamento ai protocolli, alle misure e la necessità di dover innovare la mia organizzazione determinerà non solo delle complicazioni, ma proprio dei costi da sopportare, no? L'adeguamento organizzativo ai protocolli di sicurezza, i materiali da acquistare, i dispositivi da acquistare, sono dei costi. Quindi l'aspettativa è che sia prevista sia per il supporto alle attività che andremo a svolgere, sempre fondamentali, no? Sempre più fondamentali che andremo a svolgere per questo periodo emergenziale e post-emergenziale, e sia per le attività riorganizzative, quindi per rispettare le misure dei protocolli di sicurezza, determinano dei costi che speriamo, come dire, possono avere dei validi, al momento sono poco significativi, dei validi aiuti, dei validi riconoscimenti. La realtà, ripeto, è che abbiamo una situazione di realtà in cui abbiamo delle difficoltà, dei costi dell'organizzazione, delle responsabilità cui fare attenzione, delle nuove responsabilità cui fare attenzione, e l'unica realtà è rappresentata da alcune misure specifiche di aiuto che più che altro sono l'allargamento anche agli enti del terzo settore, agli enti non commerciali, di misure previste soprattutto per il settore economico che nel caso potremmo utilizzare. Fra queste ne vado a richiamare solo alcune. Vabbè, richiamo il fatto che col decreto, in sede di conversione del decreto Curitalia, sono state previste, 2 misure di semplificazione. Il primo è che diciamo, le attività finanziate col cosiddetto 5 per 1000 possono essere poste in essere e quindi è stato prorogato il termine fino al prossimo 31 di ottobre. E poi quindi le attività finanziate con il contributo del 5 per 1000 relativi all'anno 2017, che il cui termine di svolgimento in realtà sarebbe terminato a luglio o ad agosto, a seconda di quando sono ricevuti questi contributi, possono essere attuate e poste in essere fino al prossimo 31 ottobre, c'è una proroga, e i rendiconti poi possono essere redatti e approvati entro 18 mesi, non 12 mesi. Poi è stata data anche come semplificazione la possibilità, in questo caso in termini, diciamo, l'interpretazione letterale, questa possibilità viene data solo alle organizzazioni, diciamo, enti del terzo settore in pectore, richiamo, cioè iscritte ai cosiddetti registri, di redigere i rendiconti relativi ai progetti finanziati da leggi nazionali e regionali al 31 ottobre, quindi c'è una proroga, di legge. Oltre a queste misure di semplificazione, abbiamo alcune misure di contribuzione previste nel decreto rilancio, in questo decreto 34-2020 che è stato, diciamo, approvato 15 giorni fa e pubblicato, diciamo, 10-8 giorni fa in Gazzetta Ufficiale. In primis, per quanto riguarda tutte le spese che dobbiamo magari sostenere per l'acquisto di materiali, di beni, per
per rispettare le misure di sicurezza, mascherine, guanti, eccetera, eccetera, in questo caso si può essere utilizzato, no, questo è un contributo che viene data la possibilità, scusate, mi ero confuso, viene data la possibilità anche agli enti del terzo settore, agli enti commerciali, di partecipare al bando che verrà emanato da Invitalia per vedersi rimborsate le spese relative all'acquisto di questi dispositivi. Però, diciamo, detto questo, la realtà è che il primo bando che è stato emanato da Invitalia, che era relativo solo alle imprese, ha visto il finanziamento soltanto dell'1% dei soggetti partecipanti, per cui se i fondi che hanno messo a disposizione sono, diciamo, quelli che sono previsti ad oggi dalla norma, non solo non sono sufficienti per i soggetti beneficiari che erano individuati prima del decreto 34, ma sicuramente non lo saranno con l'allargamento che è stato fatto anche rispetto agli enti del terzo settore. Per cui questo, se non vengono questa misura, se non viene rifinanziata con nuovi fondi, la considero veramente poco appetibile, poco irrealistica. Soprattutto però è previsto che, data la possibilità anche agli enti non commerciali che devono adeguare gli ambienti, gli strumenti di lavoro, quindi fare anche delle misure di intervento strutturale anche in termini edilizi per adeguare gli ambienti, gli strutture di lavoro, di vedersi riconosciuta una parte di questi costi sotto forma di credito di imposta, quindi da scomputare dalle future imposte. Così come anche le spese per l'acquisto di dispositivi di protezione individuale, quindi gel, quindi le stesse materiali che vedevamo nella slide precedente, anche in questo caso viene data la possibilità anche agli enti non commerciali di vedersi riconosciuta una parte di questa spesa sotto forma di credito di imposta. Ancora, agli enti non commerciali che sostengono dei costi per canone di locazione di immobili che utilizzano per le loro attività istituzionali, viene riconosciuto e quindi viene data la possibilità di vedersi riconosciuto sotto forma di credito d'imposta una parte dei canoni di locazione relativi ai mesi di marzo, aprile e maggio. Qui però aspetto di vedere quali sono le interpretazioni ufficiali da parte dell'Agenzia delle Entrate, non solo per capire le modalità, ma soprattutto per andare a capire cosa concretamente si intende per immobili utilizzati per le attività istituzionali. Sinceramente aspetto di comprendere chiaramente come l'Agenzia delle Entrate interpreterà questo criterio di immobile utilizzato per l'attività istituzionale. Comunque, ripeto, per gli immobili utilizzati per le attività istituzionali per i quali si pagano dei canoni di locazione, anche gli enti non commerciali potranno godere del beneficio, quindi gli viene riconosciuta una parte del costo sostenuto sotto forma di credito di imposta. A questo si accompagna la previsione dell'incremento del fondo del terzo settore e soprattutto l'istituzione di un fondo di sostegno per gli enti del terzo settore operanti nelle regioni del Mezzogiorno, quindi saranno concesso dei contributi volti proprio a sostenere il terzo settore operante nella situazione di emergenza nelle regioni del Mezzogiorno, e quindi ovviamente di sicuro interesse per gli enti operanti nella provincia di Salerno, così come sono stati e ci sono tutta una serie di bandi privati emanati e pubblicati da soggetti privati, da banche e fondazioni. Richiamo in particolare il fondo istituito dall'ACRI, dall'associazione che rappresenta quasi tutte le fondazioni di origine bancaria, di origine bancaria, per cui è stato per l'istituzione di un fondo per il sostegno a appunto gli enti del terzo settore, è stato stanziato complessivamente 35 milioni di euro. Mi scuso per la velocità e anche forse per la confusione con cui dovuto andare, e spero che poi questi temi possano essere ripresi con un attimo di più calma, in maniera più, diciamo, approfondita. Il tema, ripeto, è grazie all'aiuto del centro di servizio, siamo in una fase sicuramente transitoria, complicata, però una fase in cui, anche e soprattutto con l'aiuto del centro di servizio, bisogna un attimino fare un lavoro di
riorganizzazione, un lavoro anche di riflessione affinché le nostre attività possano riprendere non solo in piena sicurezza, non solo in maniera, come dire, conforme o rispondente a quelli che possono essere i principi della nuova normativa del codice del terzo settore, ma soprattutto, come dire, in maniera più efficace possibile, tali da poter, come sono sicuro che sarà, rispondere a quelle che saranno le nuove sfide che purtroppo la nuova realtà post-emergenza ci rappresenterà. Ringrazio nuovamente voi dell'attenzione e mi scuso se ho dovuto essere molto veloce e sicuramente impreciso in molti passaggi. Grazie. Intanto ovviamente ti ringraziamo. Ne approfitterei, diciamo, se è possibile, se siete tutti d'accordo, giusto per stressare Giuseppe veramente per qualche domanda che era venuta, che mi sono appuntato, diciamo, durante il, per non interromperlo. Ovviamente immaginerete la difficoltà di condensare tutta questa grande parte della formazione. Di solito noi la facciamo in più step, invece, diciamo, in due ore abbiamo dovuto condensare tutto di più, quindi veramente una grande capacità di Giuseppe di gestire, diciamo, tutto questo. Vi ricordo, diciamo, giusto per rispondere a qualche domanda, che ovviamente abbiamo attivo il servizio consulenza del CSV e anche di accompagnamento all'iscrizione al registro, perché c'era qualcuno che lo chiedeva prima in chat, quindi qualora, diciamo, sul nostro sito trovate ovviamente tutte le informazioni. Anche qui, diciamo, si prevederà probabilmente, diciamo, degli approfondimenti specifici, per cui dateci un feedback anche al centro, diteci se ci sono degli argomenti specifici da approfondire. Oggi era un'infarinatura generale per capire, diciamo, poi dove puntare la bussola. E vado alle domande, così, diciamo, potrebbe essere interessante per, diciamo, approfondire un paio di aspetti. Diciamo, sulla prima parte che aveva illustrato Giuseppe, diciamo, c'era la domanda di Aida, che purtroppo è andata via, che, diciamo, ci chiedeva sostanzialmente come era possibile organizzare eventuali attività, diciamo, soprattutto sulla parte turistica, e quindi anche rispetto a gite, rispetto a, diciamo, a possibilità di trasferte di minori, immagino, da una parte a un'altra. Una domanda invece che mi è arrivata a me era, diciamo, da Valentino dei Colibrì, e diciamo, per quanto riguarda il 5 per 1000 del 2018, se in qualche maniera verrà versato direttamente alle organizzazioni. Verrà versato direttamente alle organizzazioni, quindi la leggo così. Mentre c'era Luigi che ci domandava rispetto alla presentazione, scusa, no, era Elsa, rispetto alla presentazione a RUNS, se c'è bisogno dei professionisti o di canali privilegiati. E in più invece Luca ci chiedeva rispetto agli oneri, cioè per il bilancio, se ci sono degli oneri di trasmissione per gli enti. Gli oneri in termini di costi? Costi, sì, immagino che sì. Ovviamente, se qualcuno vuole intervenire rispetto alle domande che ho fatto, così io... Aiutami un po' a riepilogarle. Allora, la prima, rispetto all'attività gite turistica, vale. Allora, lì ovviamente, diciamo, ci sono due temi: gita turistica, attività turistica e bambini. Quindi qui bisogna rispettare due tipi di regole, di misure. Su questo magari, ecco, se volete mi permetterò magari di poi di intervenire nello specifico, se volete anche con un confronto con l'interessata, però bisognerà sicuramente seguire le due tipologie di regole, cioè quelle che riguarderanno diciamo, l'attività turistica, ma anche quelle che riguardano, diciamo, i bambini. Su questo sicuramente attenderei, ma ormai ci sono anche le attività specifiche e dei protocolli dei centri estivi, quindi mi uniformerei moltissimo all'attività e ai protocolli che verranno dedatti per i cosiddetti centri estivi, perché sono dei protocolli che riguardano le attività all'aperto dei bambini, no? E già nelle linee guida della conferenza regione abbiamo, diciamo, i riferimenti di come andare a organizzare questa attività, quindi sarei molto attento a quelle misure di precauzione, perché riguardano bambini e riguardano l'attività comunque all'aperto. Poi la seconda attività, la seconda domanda, scusami Alfredo. Era, diciamo, sulle questioni del 5 per 1000.
2018 se l'era versato direttamente. Non ho capito male la domanda. Allora, rispetto alle nuove modalità del 5 per 1000, diciamo la nuova normativa, quindi del 5 per 1000 che fa parte del pacchetto del codice del terzo settore, ancora non è operativa. L'unica novità che si ha, quindi è prevista, diciamo, in queste norme, è che per quanto riguarda la erogazione del 5 per 1000 dell'anno 2019, verrà anticipata ad ottobre. C'è un impegno di anticipare i consueti termini di erogazione delle attività, diciamo, del 5 per 1000 relative alle dichiarazioni 2019. Per cui nell'autunno è probabile che gli enti che sono iscritti nei relativi elenchi e che erano iscritti, sono iscritti nei relativi elenchi e che sono stati scelti, diciamo, dai contribuenti per quanto riguarda la destinazione di una quota parte dell'IRPEF, che queste somme si materializzano e che vengono erogate a tutto il 5 a ottobre. Poi l'altra domanda riguardava il Altre bilancio. due, diciamo, domande che di fatti vanno un po' insieme. Diciamo, se nella presentazione al futuro RUNS, aggiungo io, c'è bisogno di professionisti o canali privilegiati, e se, diciamo, nella trasmissione dei bilanci, così come ce l'hai illustrato, ci sono degli oneri particolari. Queste erano le due domande che venivano. Spero anche qui di interpretare correttamente la domanda. Per quanto riguarda professionista, no, penso che professionista vero in questo campo possa essere il centro di servizio, nel senso che dal punto di vista procedurale non cambia nulla, anche perché poi i registri che saranno deputati e chiamati a gestire la sezione regionale del RUNS sono gli stessi più o meno uffici che saranno riorganizzati, che oggi si occupano degli albi regionali. Probabilmente, se no, altra cosa è la migrazione, cioè, provo, diciamo, un attimino a interpretare in maniera più ampia la domanda. Quindi la procedura sarà quella che è definita sempre dagli uffici, ma più o meno ricalcherà quella che siete abituati oggi. Altra cosa è la migrazione, cioè le associazioni che oggi sono iscritte negli albi e che saranno poi trasferiti negli albo unico. Quindi le associazioni già iscritte non dovranno fare nulla, ma migreranno automaticamente. Dovranno ovviamente adeguare entro il 31 ottobre i loro statuti e quelli sì, quindi diciamo trasmettere gli statuti modificati nelle modalità che di sicuro il centro di servizio aveva già detto e che ha presente alla regione, ai competenti uffici, lo statuto modificato. Questo sì. I nuovi registri, i nuovi soggetti invece che dovranno iscriversi al RUNS dovranno seguire le modalità che saranno definite nel decreto, ma sono modalità, diciamo, piuttosto ordinarie, non avranno dei costi. Io ho avuto modo di leggere la bozza del decreto che sembrava doveva essere pubblicato già fra marzo-aprile. Saranno delle modalità, almeno all'inizio, delle modalità, insomma, semplificate, insomma, delle modalità solitamente in PEC o similare, insomma, non è questa. Per quanto riguarda invece i costi di trasmissione del bilancio, allora, qui ovviamente è un po' oggi non possiamo dire nulla. Da quello che ho oneri in termini così impropri di imposte, no. Non sono previste e non possono essere previste. Cioè, se facciamo riferimento faccio un po' una similitudine, fatto che oggi le società che devono presentare i bilanci hanno anche delle imposte correlate o dei diritti da pagare, in questo caso ovviamente non è previsto per quanto riguarda i bilanci da depositare al RUNS dagli enti del terzo settore. Sicuramente ipotizzo che in una prima fase sperimentale anche qui ci sarà una libertà di trasmissione, probabilmente, nelle modalità più semplificate possibile. Ma siccome, ma ipotizzo, la gestione del tutto è affidata a Infocamere, che è la società che si occupa, insomma, della gestione di quelli che sono gli adempimenti, quindi bilancio, delle Camere di Commercio, ipotizzo che poi, diciamo, a regime ci sarà sicuramente una modalità di presentazione informatica, cioè utilizzando delle specifiche piattaforme. E quindi il deposito è attraverso queste specifiche piattaforme, ma qui ovviamente riguarderà il futuro. Che ci siano dei costi specifici, no, questo lo escludo assolutamente perché non è,
non è previsto, non potrebbe essere previsto, non vedo quali diritti o costi potrebbero essere fatti pagare. Perfetto, io penso di aver raccolto le domande tutte, se ce ne sono altre, altrimenti passerei la parola ad Agostino e ovviamente un grazie di cuore a Giuseppe che veramente è stato più che illuminante. No, grazie. Agostino, grande. Velocissimamente perché, come dire, dopo questa brevissima cosa, qualunque parola in più dico abbassa la media, quindi riduco il numero al minimo. Grazie, grazie tantissimo a tutti che vedo con piacere che ancora dopo tutto questo tempo siamo ancora un sacco a seguire questo argomento che comunque è duro, è ostico naturalmente, insomma è complicato. Diciamo, grazie a tutti, 100 volte grazie al dottor Campana, a Giuseppe, perché veramente è riuscito a sintetizzare tutto lo possibile della riforma del codice del terzo settore in così poco tempo, in maniera così chiara che non so come è possibile. E ho detto pure diversi inviti a continuare questa cosa, questa modalità e questo tipo e questo insomma, questi argomenti da approfondire. Statene pur certi che non finisce qua. Ecco, detto questo, grazie ancora e buona domenica a tutti. Grazie a tutti. Grazie, grazie infinite, grazie Presidente, grazie Alfredo e grazie a tutti voi della presenza e di avermi sopportato per 2 ore. Anche buon sabato, mo che ci penso, oltre che buona. Giusto. Ecco. Ciao a tutti, grazie ancora. Grazie, Allora, come si fa qua? Ciao Alfredo, ci sentiamo con calma. Grazie grazie. Ok, ciao Giuseppe. ancora. Grazie a te. Ciao, grazie di nuovo Giuseppe, veramente. Grazie, grazie Agostino. Tutto. Penso. Ok. C'è qualcuno che si è addormentato.